Ciao a tutti, questo video è dedicato a chi vive in campagna come me e che a volte è soggetto all'interruzione di corrente, può capitare, soprattutto nel periodo invernale. E se avete le pompe del camino, termocamino, stufa a pellet e quant'altro, è un problema. Non parlo delle piccole interruzioni, quelle non ci potete far nulla, a meno che non prendete un gruppo elettrogeno, che parte da solo, ma non è questo il caso. Questo è un gruppo elettrogeno molto molto semplice. A me serviva solo per sopperire per alcune ore dovesse andare via la corrente, ecco, tutto lì. Mi eroga circa 2 kW, giusto per il freezer e le pompe del camino e quant'altro. Allora, il problema di questo gruppo elettrogeno è che non parte, non è una qualità eccelsa, quindi lui non ne vuol sapere di partire. L'ho smontato, l'ho rimontato, non c'è verso, quindi volevo farvi vedere soltanto un trucchetto, molti di voi conosceranno già, ma magari qualcuno potrebbe essere nuovo. Per farlo partire velocemente, mi sono munito di uno spruzzino con dentro un po' di benzina. Quando avrete finito l'operazione, questo dovete farlo sparire perché è pericoloso. Lo svuotate e lo mettete da parte. Allora, il trucco semplice è questo: si toglie il filtro dell'aria e si danno un paio di spruzzate all'interno del condotto di aspirazione. A quel punto vedrete che il motore parte nel giro di 2 strappi. Vi faccio vedere. Quindi adesso tolgo il filtro. Apro. Giro la leva per dargli più alimentazione. Do l'ok. Un paio di spruzzate. Lo togliete. Adesso parte. Vedete, l'operazione è semplicissima, sicura al 100%, e in caso di emergenza può fare la differenza. Vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima.